Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie sul mondo contemporaneo. Oggi volevo parlare di una problematica storica che ha origine nel XIX secolo, intorno alla metà del XIX secolo, e si sviluppa e arriva fino ad oggi, diventando particolarmente attuale in questo dato momento storico. Mi riferisco ovviamente alla questione del nazionalismo, dico ovviamente perché ci sarà scritto sicuramente nel titolo. Il nazionalismo in realtà non inizia proprio nel 48, inizia a diffondersi, a svilupparsi già precedentemente ed è il frutto di dell'unione di una serie di fattori, ovvero l'ascesa politica, potremmo dire, di una nuova classe sociale, ovvero della borghesia terriera, unita alla forte industrializzazione dell'Europa e la modernizzazione economica dell'Europa di quegli anni. Siamo infatti negli anni della prima rivoluzione industriale, oltre che ovviamente a un importante processo di evoluzione culturale, frutto dell'illuminismo, che si diffondeva in tutta Europa. Cosa interessante di queste prime istanze nazionalistiche alla metà del XIX secolo è che il nazionalismo in questo periodo sembra essere direttamente proporzionato al livello di istruzione. Più alto è il livello di istruzione, più si è nazionalisti, mentre le fasce popolari meno istruite e sostanzialmente analfabete erano poco interessate alle questioni nazionali, fatta eccezione per poche parentesi come ad esempio la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E apro una parentesi sugli Stati Uniti: questi avrebbero creato già nel XVIII secolo, quindi con largo anticipo rispetto alle istanze nazionalistiche del XIX secolo, il primo stato totalmente libero dall'antica aristocrazia, dall'antica nobiltà, e fondato esclusivamente sulla borghesia. Nasce con gli Stati Uniti d'America, o meglio con l'indipendenza e l'autonomia delle colonie americane e britanniche, il primo stato totalmente borghese, che avrebbe poi influenzato in maniera estremamente significativa tutto quello che sarebbe successo in Europa nel secolo successivo. Ma andiamo con ordine. Dalla seconda metà del XIX secolo, diciamo dal 1848 in poi, i sentimenti nazionalistici iniziano ad intrecciarsi con un forte processo di creazione di uno Stato nazionale sovrano. Questo avrebbe significato un passaggio delle forme statali da tipo assoluto, dalle monarchie assolute, dagli imperi tradizionali, a una nuova sovranità popolare. Una sovranità popolare che veniva dall'alto, in un certo senso, poiché veniva promossa inizialmente dai gruppi borghesi e poi distribuita e si espandeva anche verso le masse popolari. Nasce così una nuova immagine di Stato, volta a garantire ai propri cittadini, che non sono più sudditi, il benessere collettivo e la tutela delle libertà individuali. E la naturale evoluzione di queste trasformazioni e di queste istanze sarà la progressiva richiesta di partecipazione politica da parte dei gruppi sociali più bassi della gerarchia. Mi riferisco in questo senso alle masse popolari e alle donne. Insomma, si inizia a puntare sempre di più all'affermazione del suffragio universale, già sperimentato in diverse occasioni nel corso dei moti del 48 e 49, che aveva dato sicuramente i suoi frutti e che era diventato ormai un qualcosa che tutti desideravano, che tutti volevano. E questo per quanto riguarda gli aspetti politici e sociali, ma il nazionalismo della seconda metà del XIX secolo sarà anche di carattere economico, poiché attraverso la rivoluzione industriale che stava diffondendosi in Europa proprio in quegli anni, alcune aree territoriali, alcune aree geografiche cambiano il proprio significato, cambiano il proprio valore. Un luogo geografico, fino a quel momento considerato secondario, diventa centrale per l'evoluzione del processo economico e, di conseguenza, il nazionalismo inizia a legarsi sempre di più allo sviluppo industriale ed economico, il cui ampliamento riduceva in maniera estremamente significativa la rilevanza economica locale, poiché si passava da economie locali a economie di scale, con tutte le conseguenze che ne derivano. E l'insieme di tutti questi fattori che vengono a manifestarsi in maniera sempre più ampia nella seconda metà del XIX secolo e che trovano un punto di riferimento, un punto fisso nel 1848, fanno di questo momento dei moti del 48 un passaggio storico fondamentale per il nazionalismo
nazionalismo europeo, e ne sarebbe derivata prima l'unificazione italiana e poi l'unificazione tedesca. Inoltre i movimenti nazionalistici avrebbero iniziato ad affermarsi in maniera sempre più ampia e sempre più forte all'interno di quelle dinamiche multinazionali, sovranazionali, plurinazionali, ovvero all'interno dei grandi imperi in cui nel corso dei secoli erano confluite diverse popolazioni, come ad esempio l'impero austriaco, l'impero ottomano, l'impero russo, ma anche l'impero francese e l'impero britannico, in questo caso soprattutto per quanto riguarda la componente coloniale. E a proposito dei nazionalismi che si sviluppano all'interno delle dinamiche sovranazionali, credo sia opportuno aprire una parentesi su quella che è stata la guerra di Crimea. C'è da qualche parte su un canale un video più approfondito sulla guerra di Crimea, in cui ripercorro tutti gli avvenimenti in maniera un po' più cronologica. Qui farò riferimento soltanto ad alcuni passaggi tra virgolette fondamentali. Iniziando col dire che la guerra di Crimea avrebbe messo in evidenza diversi concetti di nazionalismo che si stavano sviluppando nell'Europa di quegli anni e si sarebbero manifestati in uno scontro aperto e diretto tra vari imperi nazionali che rivendicavano il controllo politico di alcune popolazioni, di alcune aree territoriali per motivi culturali estremamente diversi tra di loro. Ma andiamo con ordine. La guerra di Crimea inizia con il rifiuto della Sublime Porta, ovvero il rifiuto da parte dell'impero ottomano di riconoscere alla Russia il protettorato sui cristiani ortodossi di Valacchia e Moldavia. Qui di lato ho sempre il fogliazzo con tutti i nomi e le date. Avrebbe fatto seguito nel 1853 una pesante sconfitta navale per l'impero ottomano inflitta dall'impero russo. In seguito a questa sconfitta natale, la Francia e la Gran Bretagna avrebbero deciso di scendere in campo e allearsi con l'impero ottomano. Il motivo dell'alleanza tra gli ottomani e i francesi e i britannici era un forte sentimento antirusso, tra virgolette, che era molto diffuso in Francia e soprattutto in Gran Bretagna. E questi sentimenti russofobici, tra virgolette, che si sviluppano in Russia favoriranno tantissimo il consenso popolare e l'appoggio popolare di questa guerra di Crimea da parte della Gran Bretagna all'impero ottomano. Ma la cosa più interessante della guerra di Crimea e che riguarda direttamente l'Italia è che improvvisamente in questo scontro internazionale tra Francia, Gran Bretagna, impero ottomano e Russia zarista, tre colossi dell'Europa ottocentesca, entra in gioco anche il piccolo Principato di Piemonte. All'epoca il Principato di Piemonte era poco più che il Piemonte e la Sardegna. Ci troviamo ancora nel 1853, quasi 1854. Il suo peso sul piano politico, sul piano economico, sul piano militare è pressoché insignificante. Eppure il Piemonte entra in gioco. Il Piemonte entrerà nella dinamica della guerra di Crimea per interessi nazionali personali, a cui arriveremo tra qualche secondo. Nel 1856, infatti, la Gran Bretagna e la Francia avrebbero imposto alla Russia il rispetto dei confini nazionali, e la parola nazionale è estremamente importante, dell'impero ottomano. E proprio durante il congresso di Parigi, il Principato di Piemonte avrebbe lanciato l'amo, avrebbe sottolineato la questione centrale della nazione italiana, della nazionalità italiana, un popolo, quello italiano, che non aveva un proprio Stato, che era di fatto diviso tra varie potenze europee, controllato da varie popolazioni straniere, per la maggior parte sotto il controllo dell'impero austriaco, sottolineando quindi una forte analogia con la questione balcanica, per la quale la Francia e la Gran Bretagna avevano deciso di mobilitarsi in favore dell'impero ottomano. Insomma, la scelta del Principato di Piemonte di partecipare alla guerra di Crimea si sarebbe dimostrata una scelta assolutamente non disinteressata e anzi estremamente lungimirante e politicamente molto interessante. Sul piano diplomatico, sul piano internazionale, il piccolo Principato di Piemonte era riuscito a muoversi e giocare al pari delle grandi potenze europee. Ma comunque, superiamo la guerra di Crimea e andiamo avanti. Il problema del nazionalismo rende necessario il ridisegnare, tra virgolette, la cartina europea, ridefinire i confini e le basi su cui poggiavano i confini territoriali e nazionali dell'impero ottomano e dell'impero austriaco e dell'impero russo. Le nazioni, le popolazioni che si ritrovavano all'interno di questi grandi imperi sovranazionali, multinazionali, chiamateli un po' come vi pare,
aspicano e rivendicano la propria autonomia, la propria indipendenza. È proprio la rivendicazione di queste autonomie, di queste indipendenze, soprattutto nel contesto balcanico, avrebbe portato alla creazione, alla nascita di una conflittualità continua che avrebbe poi preso il nome di questione d'Oriente e che non si sarebbe mai completamente risolta. E ciò che sarebbe successo nei Balcani nel corso degli anni 90 ne è una dimostrazione più che evidente. Insomma, la guerra di Crimea avrebbe rappresentato il punto d'inizio per una lunga serie di eventi sempre più destabilizzanti per gli equilibri europei, e il nazionalismo crescente dell'area tedesca, italiana e balcanica avrebbe inciso profondamente sugli assetti territoriali e sentimentali delle popolazioni europee, ridisegnando entro la fine del secolo la cartina europea e creando le premesse storiche e culturali per quella che sarebbe stata la prima guerra mondiale, mostrando così la doppia faccia del nazionalismo che, se da una parte, come dicevamo, punta a creare il benessere collettivo e tutelare le libertà individuali all'interno di una data nazione, di fatto all'esterno crea le premesse per una forte conflittualità, portando allo scontro aperto le diverse nazioni europee. E questo è particolarmente evidente se si guarda all'evoluzione storica della prima e della seconda guerra mondiale. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete lasciarle nei commenti qui sotto. Se avete apprezzato, un pollice in su e una condivisione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social network. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie ancora per aver guardato. Un saluto a tutti e al prossimo video.